Cari amici di Angoli, una buonissima serata a tutti voi come sempre, grazie per essere con me, abbiamo davvero degli ospiti molto molto interessanti, ma prima come sempre io vi ricordo la nostra mail, continuate sempre a scrivere ad angoli@espansionetv.it. Come ho detto, degli ospiti interessanti, la prima particolarmente, io ci tenevo moltissimo a che accettasse il mio invito, l'ha accettato ed è collegata con noi questa sera Suor Beniamina Mariani. Suor Beniamina, buonasera, grazie per essere con me. Buonasera. No, grazie a voi. Allora, questa occasione di incontro ancora una volta vuole porre la nostra attenzione su un evento molto importante. Il 6 giugno appena trascorso, appunto a Chiavenna, Suor Maria Laura diventa beata. Sì. E quindi possiamo parlarne ancora di più con lei, perché lei l'ha conosciuta di persona molto bene, è vero? Sì, perché l'ho conosciuta, perché siamo entrati insieme nella vita religiosa. Poi abbiamo anche condiviso, perché eravamo entrambi insegnanti, ma soprattutto negli ultimi 10 anni io venivo spesso a Chiavenna perché lei mi chiamava per collaborare nell'educare i giovani, i bambini, progetti educativi, insomma, nell'educazione. Quindi ho veramente, insomma, ho condiviso tante cose con lei. Avete condiviso anche la vostra attitudine ad aiutare i più giovani, perché oltre all'insegnamento sicuramente vi siete preoccupati anche di formare sotto il profilo dell'educazione tutti i giovani che con voi, insomma, hanno studiato, si sono preparati. È così, madre Beniamina? Sì, questo sì, è vero. Infatti, Suor Maria Laura mi chiamava soprattutto proprio per i giovani, ma poi io anche nella mia missione come insegnante ho sempre avuto questa gioia di poter dare una mano ai giovani o nelle medie o nelle superiori. Quindi su questo con Suor Maria Laura condividevamo tante cose. Ecco, Suor Beniamina, secondo lei di che cosa hanno veramente bisogno i giovani oggi, ma anche allora, visto che voi siete state proprio sul campo in questa missione? Sì, Suor Maria Laura la esprime così. Dice che i giovani nell'odierna società sono i più poveri dei poveri, perché sono schiavi di tutto, non di qualcosa che hanno interiormente, ma televisione, social, telefonini, le mode, quello. Quindi è vero anche oggi. Suor Maria Laura diceva invece i giovani hanno dentro una vita meravigliosa, hanno un tesoro che devono far emergere, ma non riescono perché sono come costretti da questa società che li obbliga a già sceglie per loro, ed è veramente vero, tant'è vero che anche quelle tre ragazze famose erano schiave proprio di trasmissioni televisive. E Suor Maria Laura invece diceva hanno bisogno di un punto di riferimento chiaro, e lei diceva voglio dire ai giovani che Dio è amore, ama tutti e ama ciascuno come fosse unico. E questo lei lo ripeteva in tutti i modi, ma soprattutto lei diceva oggi i giovani hanno una ricchezza interiore superiore a quella che avevamo noi quando eravamo giovani, e io condivido. In che senso, Suor Beniamina? Perché i giovani oggi, rispetto magari a quelli di qualche decennio fa, hanno e avevano, perché torniamo indietro di 20 anni parlando appunto del momento di operatività di Suor Maria Laura, perché c'è questa maggiore ricchezza da parte dei giovani secondo lei e secondo appunto anche Suor Maria Laura? Perché noi forse avevamo una vita più normale, seguivamo, era normale comportarci in un certo modo,
mentre i giovani di oggi hanno senz'altro qualcosa che impedisce loro di esprimersi, ma hanno qualche cosa dentro di unico che si nota di più. Quando invece, infatti oggi, quando si parla ai giovani, si rimane veramente stupiti, perché ti rendi conto che hanno una ricchezza, fanno delle domande, hanno delle obiezioni, che noi invece in una vita, diciamo, più tranquilla, più normale, più serena, non ci ponevamo tante domande. Loro invece se le pongono, solo che non trovano le persone che li ascoltino e qualche volta sono obbligati a tacere. Suor Beniamina, lei fa un'osservazione davvero molto importante, perché in qualche maniera sottolinea la solitudine che forse non è soltanto dei giovani, ma anche delle persone più adulte. E allora a tal proposito le faccio un'altra domanda, perché lei ha condiviso buona parte della sua vita e anche della sua missione con Suor Maria Laura, quindi una vita, una quotidianità. Ma oggi lei, Suor Maria Laura, la sente vicina? Come la vive oggi? Ah, io la sento vicina più che mai. Perfino il giorno 6 giugno, il giorno della beatificazione, io non la vedevo là sull'altare. Io la vedevo come sempre che girava tranquillamente tra noi, come era sua abitudine. E penso che Suor Maria Laura godeva non tanto di quello che succedeva alla sua persona, che era beata. Io credo che godesse di più nel vedere tante persone che erano veramente attratte da qualcuno, da quello che lei chiamava il mio Gesù. E quindi lei era contenta di poter trasmettere un messaggio che potesse dare anche a loro quella felicità che lei ha sempre avuto, perché viveva in relazione con lui e con gli altri che rappresentavano lui. E quello che oggi manca ai giovani, la vera relazione, e diciamo pure, purtroppo manca anche nelle famiglie. Forse i genitori dovrebbero essere più attenti a questo. Suor Beniamina, che cosa significa oggi vivere seguendo una missione? Perché lei l'ha fatto ovviamente partendo dalla sua vocazione, poi sviluppando tutta la sua vita in prima persona, condividendo anche con Suor Maria Laura e le altre consorelle. E come dice lei, è stato un impeto comunque di amore e di condivisione. Oggi si può comunque vivere alla stessa maniera la propria missione, e come si può capire qual è la missione di ognuno di noi nel mondo? Io uso questa parola che può sembrare banale, la relazione vera. Io sempre ho avuto questa preoccupazione di mettermi in relazione. Relazione è ascoltare e dare il tempo alle persone, e aver fiducia, è aver pazienza, è dimostrare stima, dimostrare come ci si aspetta molto da loro, perché si è notato che hanno una ricchezza dentro. Cioè, queste cose sono quelle che dovrebbero essere di ogni educatore, di ogni educatrice. E Suor Maria Laura ce l'aveva in modo particolare, tanto che a volte era rimproverata, dicevano: ma tu sei troppo dalla parte dei giovani, li scusi sempre, hai sempre una parola per loro. Ma è proprio perché c'è una ricchezza nei bambini e nei giovani oggi che non riusciamo ancora a far emergere, perché non c'è un clima di relazione. Relazione per me è fondamentale: una relazione con Dio, una relazione
con noi stessi, una relazione con col mondo, con la natura, e una relazione con Dio. È lì il segreto perché emerga quella meraviglia che Dio ha messo in ciascuno. Suor Beniamina, stiamo quasi per salutarci, abbiamo l'ultimo minuto a disposizione, ma voglio farle una domanda, una curiosità mia. Lei ora si rivolge alla sua amica Suor Maria Laura, quindi magari con un colloquio intimo, o si rivolge in preghiera alla Beata? Come funziona oggi il vostro rapporto? Ha un minuto per raccontarmelo. Da amica ad amica. Io le parlo come le parlavo prima, con molta serenità. A me, per me, che sia beata non cambia niente. Per me è sempre Suor Maria Laura. Sono solo felice che lei è lassù. Ma per me è accanto a me e io le parlo come ho sempre parlato e le chiedo le cose come ho sempre chiesto. Davvero in chiusura, che cosa vuole dire alle persone che magari in questo momento la stanno ascoltando e hanno una sofferenza dentro di loro e cercano il conforto? Ah, 30 secondi, ancora meno, ma le sue parole sono indispensabili. Bisogna ricordarsi che Suor Maria Laura la sua felicità non l'aveva perché non aveva dei problemi e delle sofferenze, ma perché sapeva che c'era qualcuno importante sempre accanto a lei e lei cercava di ritrovarlo in tutti gli altri che incontrava. Lì c'è la felicità. Bene, io ringrazio tantissimo Suor Beniamina Mariani per essere stata con me. Saluto anche Don Andrea Caelli, un'altra volta avremo modo di chiacchierare anche con lui. Grazie madre, grazie di cuore, l'abbraccio fortissimo. Grazie a presto, a voi. Grazie. Grazie a voi. Grazie anche a voi, ma non è tutto, continuiamo a stare insieme.